Ciao ragazzi, sono Lucian Stanut, potete trovare i miei contatti qui sotto in descrizione. Benvenuti sul canale di Umberti. In questo video vediamo una scheda specifica per il dorso, quindi per la nostra schiena, come ampliarla, quindi come fare un bel lavoro ipertrofico e come aumentare anche di forza. Chiaramente ci vuole tempo, costanza, dedizione e soprattutto dieta. Primo esercizio sono i front raise, quindi da front lever, da deadhang salire in front lever a braccia tese. Questo perché io voglio lavorare su tutti gli angoli della schiena possibili, sia con braccia tese sia braccia flesse. I front raise, per chi non riesce a farli in full, consiglio di scalare di una propedeutica, quindi lavorare magari in one leg o in tuck a seconda del proprio livello, e partiamo. Ok, lo schema qui utilizzato per i primi due esercizi è il classico 5x5 con 2 minuti e mezzo di pausa, questo per dare il maggior recupero possibile e lavorare al meglio di qualità e prendere forza. Il secondo esercizio invece sono i weighted pull-ups, quindi trazioni zavorrate, sempre 5x5, 2 minuti e mezzo/3 di pausa. In questa fase vi concentrerete a chiudere bene le 5 ripetizioni e pensare di mettere su forza. Ok, secondo e terzo esercizio consiste nel levare un po' di zavorra e qui fare un lavoro invece ipertrofico di back off, quindi di volume. Scaricate un bel po' di peso e vi giostrate un range che va dalle 8 alle 10 ripetizioni per 4 serie, 1 minuto e mezzo di pausa. Quarto esercizio, si tratta delle trazioni larghe, quindi anche qui vedete che agiamo su tutti gli angoli possibili della schiena. Cambiamo varie impugnature, questo per dare maggiori stimoli al nostro dorso. Trazioni larghe, semplicemente allargate la presa. Se non riuscite a farle, vi consiglio di usare, di scalare un po' il peso utilizzando tranquillamente la loop band sotto i piedi. Il range qui va da 8 a 10 ripetizioni, sempre per 4 serie. 1 minuto e mezzo di pausa. Quinto esercizio, trazioni strette, anche qui reps range dalle 8 alle 10 per 4 serie. Ok, adesso vediamo insieme il sesto e ultimo esercizio, gli Australian Pull-Ups, esercizio molto sottovalutato che personalmente mi ha aiutato molto, soprattutto facendolo così, in questo modo, con le gambe non a terra ma su un supporto, quindi per essere più orizzontali possibili. Potete farlo tranquillamente al TRX, alla sbarra bassa o agli anelli. La presa, io consiglio una presa più o meno larga. E per avere un maggiore stimolo ipertrofico, scapole addotte, petto in fuori e negativa controllata lenta. Qua, in questo ultimo lavoro, il rep range va dalle 12 alle 15, se non di più, per fare un lavoro metabolico e andare a cedimento con il muscolo. Bene, con questo è finito. Se rimane ancora tempo vi consiglio di dedicare quei 10-15 minuti al core, quindi gli addominali e allo stretching. Su questa riga potete benissimo lavorare su tutti gli altri muscoli, quindi su tutti gli altri distretti muscolari, come anche complementari magari per le skill. Bene, con questo vi saluto, alla prossima.
Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito.